i soldi per il trapasso dal paese tuo al nostro, chi te li ha dati? La mafia! Lasciandoli a casa loro, se è possibile. A casa loro prima di sparargli. Ci sono a Monte Carlo questo weekend. Se mi vuole invitare, vengo volentieri anch'io. Ciao, tu sei? Ciao, sono Laura. Antonella De Gregorio. Rita Giannoccoli. Giovanni Romeo. Andrea Grasso. E come mai sei qui? Perché avevo letto un annuncio che cercavate degli opinionisti. Pro o contro la legalizzazione delle droghe leggere? Vediamo. Pro. Quindi il crack è favorevole? No, il crack no. Non è crack quello. È CDB. La marijuana, un'ottima sostanza per alcune malattie. Giusto, tipo il Parkinson. Tipo il Parkinson. Quindi solo a uso terapeutico? No. Ma anche, insomma, per piccole, se uno ha voglia di farsi una canna, insomma. Pro contro i matrimoni gay? Bene, pro. Per me chi si ama, come diceva Platone, ego magnum est liebe. Sì. Sunt carta non doce. Giusto, quindi assolutamente pro, perché io sono gay, sono omosessuale, quindi un giorno spero di sposarmi. Toccato il tasto dolente. Pro, però i figli forse meglio non darli. Oggi è troppo presto. Faccio questa domanda un po' strana. Adotteresti mai una coppia omosessuale? Adotterei? Cosa vuoi dire adotterei una coppia omosessuale? Verso le adozioni? Sono molto pro. Quindi lei è pro a portare un bambino di 4 anni al Gay Pride? Bambino gay intendo. Mia figlia. Ah, sua figlia vive gay. Vive a Los Angeles. Ah, e... LA? No. Lei è un bel ragazzo. Ah, okay. Però la no, è lei. È lei. Pro contro la chiusura dei porti nei confronti degli immigrati. Ecco, qua faccio un po' fatica perché io prima ero molto aperta. Il paese deve essere in grado di ospitare quello che riesce. Ecco, qui andiamo proprio nel difficile. Aiutiamo prima il nostro paese e poi gli altri. Ormai è un'opinione abbastanza diffusa. Sta diffondendo il razzismo. Il razzismo. No, ma non sono razzista. Io ho amici egiziani, amici marocchini. Ma questo è lo stesso discorso di quelli che dicono anch'io. Ho degli amici omosessuali, però. Ma io non ce l'ho. Io ne ho tantissimi, infatti, amici omosessuali. Io adoro. Ma sono anche gli stessi immigrati o. No. Ah, ok. Qual tipo di immigrati? Aquarius. Aquarius, e se sapessimo chi c'era sulla nave Aquarius, sarebbe bello capire chi parte. Scusate, ma devo pregare perché sono le 17:33. Vabbè. Ed essendo sul mare. Ok. Un secondo, devo guardare dove è la Mecca. Vabbè, te vai, vai avanti intanto. Insomma, vabbè. Mi sembra un po' strano, puoi andare anche fuori, Microsport. Benvenuti, abbiamo questa bellissima scala, anche il soggetto è molto bello, il nostro valletto. È una scala molto robusta, è una scala resistente, è molto comoda anche per salire su. È stabile, vedete la stabilità. Cosa prova a stare lì in alto? Provo un senso di stabilità incredibile. Chiamate il numero in sovraimpressione e ordinatela subito. Facciamo una piccola simulazione come se fossimo nel nostro programma. Stiamo appunto dibattendo un pochino sul fatto se sia giusto o meno far adottare bambini alle coppie gay. Ma mi sembra stupido che per colpa della Chiesa dobbiamo rimanere arretrati ai vecchi. No, guardi, mi scusi, posso intervenire? Sì, certo. Però volevo dire anche la mia. Io ritengo che la famiglia naturale è sempre stata uomo-donna, quindi così... Scusi per poter intervenire. Da dove l'avete presa? Dove te l'ha raccontato? Ma, questo bigotto. No, ma non è, guardi, io non è possibile, non è possibile, mi scusi. No, guardi, non è assolutamente. No, mi scusi, no, non è possibile quello che dice lei. Ascolti. Lei è un bigotto. No, no, lei è un maleducato perché vuole parlare solo lei e non accetta. E non accetta che le persone dicano. Allora, se fa silenzio un attimo. No, non sono ignorante, ignorante magari è lei. Signor Maurizio, ma mi tocca abbandonare lo studio. Guarda, mi fa proprio bene ad abbandonare lo studio perché probabilmente non ha argomenti. Arrivederci. Piccolo spot per noi. E adesso presentiamo dei prodotti che sono utilissimi in casa. Ecco a voi un kit della Stanley, degli strumenti utili per le riparazioni in casa, tutto quello che serve. C'è il martello con una parte per togliere i chiodi, un giravite a stella. Ah,
Questo è un ottimo metro per misurare le porte, i mobili, ed è lunghissimo, è una cosa stupenda. Bene, siamo rimasti abbastanza colpiti dal tuo discorso di prima sul fatto che è ancora presto per le adozioni nei confronti degli omosessuali, di bambini, eccetera, eccetera. Abbiamo qui Giovanni, omosessuale dichiarato, ok? E in collegamento da Roma, Andrea. Penso che il discorso di adottare un bambino oggi possa subire un trauma nei confronti dei suoi compagni che lo possono discriminare, bullizzare. Bisogna educare le persone all'evoluzione e al cambiamento. Secondo Giovanni, Andrea voleva dire sì. Qualcosa, se non sbaglio. E la mia sincera opinione è che a me non me ne frega un cazzo. Cioè, fate quello. Beh, ma scusi, cosa è venuto a fare qua se non gliene frega niente? Questo, cioè, sono venuto perché il signor Maurizio mi ha invitato. Però il vostro discorso è banale, palloso. Beh, allora renda lei più interessante, se ne è capace. E io sono della filosofia, quello che mi scoccia non lo voglio sentire. Se va a San Dir. Passiamo all'oroscopo, ragazzi. Acquario, amore. Allora, per quanto riguarda l'amore bisogna stare un po' attenti, quindi vi consiglio assolutamente di non prendere decisioni troppo affrettate con il vostro partner. Infine, per quanto riguarda la fortuna, è il momento giusto per giocare, anche tentare la fortuna con i numeri del lotto. Vi diamo qualche numero: il numero 23, il numero 8 e il numero 17. Grazie a tutti e buona serata. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi ci troviamo qui a parlare di... La nostra religione ci impone che l'aborto non è contemplato a parte se naturale, non possiamo non accettare un dono di Dio. Come è possibile queste donne? Le donne devono accettare... Le donne devono avere il potere di decidere sul loro corpo. Le donne devono accettare, accettare. Un Dio non desiderato, accettare. Non è un figlio. Accettare il dono non di Dio. Non è un figlio amato. Accettare. Secondo? Sì, pronto Santo Padre. No, pronto Pasqua. Ti richiamo, ti richiamo. Allora, adesso ti farò una serie di domande. Oddio, mi sembra di stare a scuola. La parola genetriaco significa? E la parola, scusa, non ho sentito? Genetialco. Genetliaco. Ok, credo battesimo. Valutiamo il test. Punteggio 1. Come punteggio 1? C'è uno sbagliato o uno giusto? Uno giusto, spiacente, no. Non hai superato il test. Ma dai. Non ti resta che rimboccarti le maniche e iniziare a studiare sodo. Stavo analizzando il ruolo della donna nella società moderna, sul fatto che sia stato sbagliato dare il diritto al voto alle casalinghe. È arrivato fin troppo tardi il diritto. Addirittura? Al voto. Sì. Perché? Ma perché cosa serve il voto della casalinga? Che c'ha l'opinione della televisione, cosa serve il voto della casalinga? Ha l'opinione della televisione, quello che dice la televisione vota. È una persona che può essere istruita, può aver studiato, può essere laureata e aver deciso magari per motivi familiari di rimanere in casa. Scusate ragazzi, Andrea voleva dire qualcosa. Sì, salve, scusate l'interruzione, io non sono né pro né contro. Facciamole votare, così poi quando tornano sono contente, me le emancipate e poi glielo sbatto in faccia. È semplicemente scandaloso. Ma sì, libertà, libertà, voto, libertà di voto. Libertà di voto perché siamo esseri senzienti e pensanti. Così queste non ci rompono i coglioni. Ma viva le femministe, viva le femministe. Viva le femministe, facciamo fare ciò che gli pare, così non rompono i coglioni. E lei sveglia, sveglia. Viva le donne. Viva le femministe. Cosa hanno portato il positivo alle femministe? Un po' di figa. Non è dignitoso dire una cosa così. Non è dignitoso. Assolutamente un discorso maschilista retrogrado, degno di una persona veramente di basso livello. Ma sta parlando di me? Sta parlando di me? Barbara, sta parlando di me? Sì, sta parlando di lei. Sto parlando di appunto il dito. Appunto io non ci sto, qua ci vediamo in tribunale. Va bene, vediamoci in tribunale. Il mio avvocato, buongiorno. D'accordo, non ci sono problemi, mio marito fa l'avvocato. La buongiorno è donna. La buongiorno è donna, infatti non mi rompe i coglioni. La buongiorno è donna. Ma infatti quella lì è... Di un ministro, stiamo parlando di un ministro. Mi scusi, lei è proprio certo, maleducata. Conosco la prima volta che la sta... Anche lei è molto retrograda, lo lascia parlare. Potete staccare l'audio, Andrea. Ho un... mi scuso per...
per la trasmissione, mi scuso con gli ospiti e con il direttore di studio, ma devo andare a chiavare, per cui devo andare a chiavare. È un poveretto. È un po' greco. Posso solo dire quello, che è un poveretto. Ma guardi, io sono molto libero e spontaneo, siete voi che siete anch'io un po' retrogradi. Mi scusi, e alla prossima, ci vediamo in tribunale con Va lei. Bene, con piacere. Alla prossima. Arrivederci. Ma cosa vuol dire? Dove stai andando? Andre!